Allora, supponiamo di avere un insieme x e di averci messo su una relazione di equivalenza. Allora, che succede? Allora, noi abbiamo questo insieme x, stavolta così, prendiamo un elemento, andiamo a mettere vicino a lui tutti quelli che sono equivalenti. Allora mettiamo questi, questi sono quelli equivalenti a x, quindi se prendo x1 e x2 qua dentro, x1 e x2 sono equivalenti. Poi prendo un altro elemento, lo chiamo stavolta y, e se lo metto fuori di questa zona qui vuol dire che non è equivalente né a x1 né a x2, perché diciamo se fosse equivalente anche, diciamo che quelli sono quelli equivalenti a x1, ma non può essere equivalente neanche a x2, perché per la proprietà transitiva, se fosse equivalente a x2, siccome x2 è equivalente a x1, sarebbe equivalente anche a x1. Quindi poi qua ci saranno tutti quelli equivalenti a y, per esempio. Qui abbiamo y1 equivalente a y2 che è equivalente a y3. Allora, facciamo altre due classi di equivalenza. Allora, qua mettiamo che si chiamiamo z1, z2, z3, z4, e questo si chiama q1. Ok? Qui abbiamo z1, ora se uno delle z, se uno degli elementi z fosse equivalente a uno degli elementi y, cosa seguirebbe? Che ogni elemento z sarebbe equivalente a quelli y, per forza, per la proprietà transitiva. Quindi supponiamo che allora, questo non è equivalente a questo, questo non è equivalente a questo, questo non è equivalente a questo, poi ci vuole anche che x1 non è equivalente a t1 e che x1 non è equivalente a z1 e che y1 non è equivalente a t1, perché io le coppie sono 6, no? Ricordate l'esercizio dell'altra volta? Quindi io devo far vedere che tutti, devo imporre, voglio che nessuno degli elementi che sta in uno di questi quattro sottoinsiemi sia equivalente a uno di quello che sta in me. Però all'interno dei sottoinsiemi invece sono tutti quanti equivalenti. Allora, questa è la situazione standard quando io introduco una relazione di equivalenza. Cioè, abbiamo che l'insieme viene partizionato, si dice, una relazione di equivalenza partiziona. Cos'è una partizione? È un elenco di sottoinsiemi che a due non hanno, hanno intersezione 1. Quindi partiziona x in, diciamo, a1 ak. La condizione qual è? Che ai intersecato aj
è uguale al vuoto se i è diverso da j, e l'unione per j che va da 1 a k degli a con j deve fare tutto x. Questa è una partizione. Ho fatto un esempio di partizione finita, ma la partizione può anche essere infinita. Quello che faremo per individuare i numeri interi sarà una partizione infinita, però la regola è questa. Quindi vedete che se io prendo questo qua, che simbolo è? Questo qua è un'abbreviazione per scrivere A1 unito A2 unito A3 unito a k. La notazione matematicamente è sempre semplice, però come vedete si compone e quindi si diventa un poco più complicato. Invece di scrivere così, quando io scrivo così cosa intendo? Anche qui si dovrebbe fare un discorso più lungo, perché se io faccio A1 unito A2 unito A3, l'unione noi l'abbiamo definita per due insiemi. Come si fa? Si fa prima A1 unito A2, poi quello che viene si fa unito A3. Se io lo facessi in un ordine diverso otterrei esattamente lo stesso risultato, cioè si può verificare che l'unione, quando faccio A unito B è uguale a B unito A, se faccio A unito B unito C ottengo lo stesso risultato, sia se faccio prima A unito B e poi quello che viene faccio l'unione con C, sia se faccio prima B unito C e poi quello che viene faccio l'unione con A. Ok? Quindi l'operazione di unione sugli insiemi è associativa e commutativa. Oh, quindi se ho K insieme io posso scrivere l'unione degli elementi, questi sono tutti gli elementi che stanno nel primo oppure nel secondo oppure nel terzo, in uno qualunque degli agonisti. Però quando vado a scrivere quest'unione non si scrive sempre così, cioè a volte se preferisco posso scrivere così, ma più spesso scriverò l'unione degli A con J, c'è un indice, J va da 1 fino a K. Quindi che significa? A con 1 unito A con 2 unito A con 3 unito eccetera eccetera unito A con 3. Poi questi insiemi A2 a 2 devono essere disgiunti, che significa che quando vado a fare per esempio A con 2 intersecato A con 3 deve venire insieme a vuoto. In generale quando vado a fare A con I intersecato A con J deve venire insieme a vuoto. Quando? Se I è diverso da J, perché se I è uguale a J viene A con I intersecato A con I che fa A con I. Questo è il concetto di partizione. Allora, una relazione di equivalenza partiziona x in A con 1 con k che si chiamano classi di equivalenza. Della relazione, la relazione di equivalenza che indichiamo col circonflesso in partizione, oppure più correttamente si può dire induce una partizione su x, cioè determina tanti sottoinsiemi, questi sottoinsiemi sono a 2 a 2 disgiunti, l'unione mi dà tutto x, questi sottoinsiemi si chiamano classi di equivalenza. Per esempio, nella relazione che dicevamo prima, essere nati lo stesso giorno, la classe di equivalenza qua dentro, la mia classe di equivalenza, sono tutti quelli che sono nati il 14. Allora se io dico tutti quelli che sono nati il 14, mettiamoci in quest'angolo, quella è la mia classe di equivalenza. Poi ci saranno quelli nati il 12, quelli nati il 7, quelli nati il 23. Chiaro? Ok. La regola è che le classi di equivalenza sono a due disgiunti, perché è chiaro che quelli nati il 14 e quelli nati il 7 non hanno elementi in comune. E poi è chiaro che la loro unione dà tutti l'insieme delle persone che stanno qua dentro, perché ciascuna delle persone è nata in un certo giorno del mese. Chiaro? Ok. Quindi questo è un fatto da tenere presente. Qui c'è scritto che cos'è una partizione. Adesso
dobbiamo andare a vedere qual è la relazione di equivalenza che vogliamo introdurre su n cartesiano n. Allora, diciamo che a questo punto della situazione noi abbiamo fatto le scuole elementari, abbiamo imparato a fare l'addizione, la sottrazione no, o quantomeno la sottrazione, vabbè, se dovete fare alle scuole elementari dovete fare 5 meno 7, vi dicono non si può fare, poi alle medie si può fare, fa meno 2, quindi preferiamo usare soltanto l'addizione, non vogliamo usare la sottrazione, ok? Allora, come facciamo a dire che, diciamo, due coppie in n cartesiano n sono equivalenti? Questo dipende da noi, perché possiamo introdurre diverse relazioni di equivalenza. Adesso, quella che introduciamo noi è quella che corrisponde all'ora precedente, cioè dare e avere. Ok? Quindi H sono i crediti per noi e K sono i debiti. Quando è che HK è equivalente, quindi questa è una definizione, eh? Quando è che è equivalente a H'K'? E quindi ho la mia situazione è che io ho H crediti e K debiti. Un'altra situazione è che ho H' crediti e K' debiti. Voglio dire che le due tutti rispettano le regole, quindi tutti pagano crediti e debiti, quindi non ci sono problemi del tipo disonestà. E io voglio sapere quando è che queste due situazioni sono equivalenti, ma non voglio usare la sottrazione. La definizione è questa: H più K' è uguale ad H' più K. Facciamo un esempio. Prendiamo la situazione in cui ho 7, 3. Mi sapete dare un'altra coppia equivalente a questa? Allora, per esempio, 9, 6 è equivalente? Se io scrivo 9, 6, sono equivalenti? Che devo fare? H più K', 7 più 6 fa 13. H', 9 più K fa 12. 13 è diverso da 12, quindi non sono equivalenti. Se invece scrivo un altro esempio, sette, tre e nove, cinque o 10, 6 sono equivalenti? 7 più 5 fa 12, 9 più 3 fa 12, 9 più 6 fa 15, 10 più 5 fa 15. Quindi il primo è equivalente, la prima coppia è equivalente alla seconda, la seconda è equivalente alla terza. La prima sarà equivalente alla terza? 7 più 6 fa 13, 10 più 3 pure fa 15. Quindi vedete, quant'è la mia situazione netta? La situazione netta ce l'ho quando ho una coppia equivalente a queste con 0 al secondo elemento, 4, 0, vedete, 7 più 0 fa 7, 3 più 4 fa 2, 6. Vediamo un'altra situazione. Stavolta io ho una coppia del tipo 2, 5. Allora, questa sarà equivalente a 1, 4, oppure può essere equivalente a 10,
13, oppure può essere equivalente a 6, 9. Vediamo un po' se è vero. 2 più 4 fa 6, 5 più 1 fa 6. Quindi questo e questo sono equivalenti. Allora, il primo e il terzo. 2 più 13 fa 15, 10 più 5 fa 16. E sono equivalenti. Il primo e il quarto. 2 più 9 fa 11, 5 più 6 fa 11. Il secondo e il terzo. 1 più 13 fa 14, 10 più 4 fa 14. Il secondo e il quarto. 1 più 9 fa 10, 4 più 6 fa 10. Il terzo e il quarto. 10 più 9 fa 19, 13 più 6 sono 19. Quindi sono tutti equivalenti. Effettivamente. Solo che se voglio trovare una coppia equivalente qui che abbia lo 0, a destra non ce la faccio. Perché se metto 0 a destra, se qua metto 0, 2 più 0 fa 2 e 5, qualunque cosa metto a sinistra, siccome sono numeri naturali, è più di 2. Quindi stavolta posso ottenere un'equivalenza ma con una coppia del tipo 0, 3. Provate a vedere, 2 più 3 fa 5, 5 più 0 fa 5. Quindi, vedete, tutte queste coppie, in base alla definizione che ho dato io, sono equivalenti a 4, 0, facile da verificare. Tutte queste altre coppie, per la definizione che ho dato io, sono equivalenti a 0, 3. Che vuol dire? Che qui è come se avessi 4 crediti e basta, e qui è come se avessi 3 debiti e basta. Quindi, se io adesso di tutte queste coppie voglio prendere solo un rappresentante, quale prenderò? Quello con uno 0. Quindi questa coppia la indico con 4, tutte queste coppie le indico solo con 4 zeri, perché la situazione è netta. Cioè quando voi vedete un bilancio, alla fine del bilancio dell'azienda, diciamo patrimoniale, o stato patrimoniale più che il bilancio, c'è tutti gli averi, tutti i debiti, alla fine c'è situazione patrimoniale netta. In questo caso, mettiamo che questi siano 1 milione di euro, nella situazione patrimoniale netta ci sarà scritto più 4 milioni di euro. In quest'altro caso, nella situazione patrimoniale netta ci sarà scritto meno 3 milioni di euro. Cioè è possibile che un'azienda abbia una situazione patrimoniale netta negativa? Può essere. Può capitare. Per esempio, in quel momento sta funzionando grazie ai crediti. Ha avuto dei prestiti. Quindi ha, diciamo, 5 milioni di euro di debiti, ma quello che ha, quello che in quel momento ha che vale solo 2 milioni, quindi ha una situazione patrimoniale negativa. Può succedere. Ovviamente se questa cosa, diciamo, si prolunga per molto tempo, la società dovrà ricapitalizzare, cioè riportare la situazione a zero, se non i creditori non faranno credito. Però tutto questo che abbiamo detto con un esempio noi lo dobbiamo formalizzare, perché noi abbiamo detto questa è una relazione di equivalenza, abbiamo anche usato il simbolo di equivalenza. E chi lo dimostra? Cos'è una relazione di equivalenza? Una relazione che deve soddisfare proprietà riflessiva, transitiva e simile. Vabbè, allora andiamo a vedere che soddisfa queste tre proprietà. Qua non mi conviene cancellare la figura, le tre proprietà le vado a scrivere, a dimostrare qua. Allora, HK, ricordatevi chi sono gli elementi, siamo in N cartesiano N, quindi un elemento x si scrive come h, k, è equivalente ad h, k. Beh, questo è se e solo se h più k è uguale a k più h. Ed è vero questo? Certo che è vero, perché la
l'addizione sui numeri naturali è commutativa, è un'operazione commutativa. Cioè io faccio 3 più 4, 4 più 3 fa sempre 7, faccio h più k, k più h, è il risultato. Quindi questo mi dimostra la proprietà numero 1. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo dimostrando che questa relazione, questa qui è stata definita. Relazione di equivalenza, io dico che hk è equivalente a k' se e solo se, per definizione. Allora cosa sto facendo? Sto dimostrando che questa relazione è veramente di equivalenza, cioè che soddisfa la proprietà 1, 2 e 3. Allora, proprietà 2, h, k è equivalente ad h'k'. Questo vuol dire che h più k' è uguale a k più h'. Ma questo lo posso anche scrivere come h' più k uguale a k' più h, cioè non solo diciamo nell'addizione scambio gli addendi, ma porto il secondo membro al primo membro e il primo membro al secondo membro. Questo equivale a dire che la coppia h'k' equivale ad hk, e questo dimostra la proprietà di simmetria. Per quale motivo mostra la proprietà di simmetria? Perché vedete, io sono partito dal fatto che la coppia hk sia equivalente a k'k' e sono arrivato a dire che anche, vale anche il contrario, cioè che se h'k' è equivalente ad hk. Andiamo a vedere la proprietà 3. Allora, io so che hk stavolta è equivalente ad h'k'. Poi so che h'k' è equivalente ad h'k'. Quindi questo equivale a dire che h più k' è uguale ad h' più k. Questo equivale a dire che h' più k' è uguale a k' più h'. Adesso le sommiamo membro a membro, sempre usiamo solo la somma. Qua questo ci dice che h più k' più h' più k' è uguale a k più h' più k' più h'. Tuttavia, quando abbiamo un'uguaglianza, ecco qui nascostamente sto usando la sottrazione, però se io rimuovo un addendo, lo stesso addendo, da tutte e due le parti, l'uguaglianza rimane uguaglianza. Cioè, supponete di avere una bilancia in equilibrio, ci togliete h' più k' o k' più h' è la stessa cosa perché la addizione è commutativa. Quindi vedete, da queste due uguaglianze, sommando membro a membro, segue questa uguaglianza. Da questa uguaglianza segue, oh, quindi questa implica, non sono, diciamo, x equivalente a y equivalente a z, allora x equivalente a z, ma se x equivalente a z non è detto che x debba essere equivalente a y e che y debba essere equivalente a z. Diciamo, questa implicazione non è un'equivalenza. Però nel momento che io ho scritto h
più k secondi è uguale ad h secondo più k. Questo vuol dire, lo scrivo qui, che hk è equivalente ad h secondo k secondo. Fatemi cancellare il resto perché sennò siete capaci di confondervi. Che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se questo elemento è equivalente a questo, se x è equivalente a y, se y è equivalente a z, allora anche x è equivalente a z. Cioè ho dimostrato la proprietà transitiva, quindi vale la proprietà transitiva. Vabbè, questo non l'ho scritto in maniera ordinata e precisa come una dimostrazione, però lo è una dimostrazione, cioè più che una dimostrazione è un esercizio di verifica che effettivamente questa che ho definito qua sotto, la definizione importante è questa, è una vera relazione di equivalenza, perché ho verificato che le tre proprietà che devono valere valgono effettivamente. Ci siamo fino a qui. Quindi il mio invito è oggi, appena arrivato a casa, dopo mangiato, lo ripetete, perché lo dovete capire, capire, comprendere significa avete interiorizzato. Allora, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo preso un insieme. Quale insieme? Abbiamo fatto n cartesiano n e abbiamo introdotto su n cartesiano n una relazione di equivalenza. Quale? Questa qui. È una relazione di equivalenza? Sì, perché verifica le proprietà simmetrica, riflessiva e transitiva. Poi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che una relazione di equivalenza induce sull'insieme una partizione. Ora mi sapete dire, per esempio, questa era 4,2, dove si trovano tutti gli elementi equivalenti a 4,2? No, io dico che adesso li faccio un po' più grandi, dico 3,1 e 4,2 sono equivalenti, perché 1 più 2, 3 più 2 fa 5, 1 più 4 fa 5, ma anche 5,3 è equivalente, anche 6,4 è equivalente, perché sono tutti corrispondono alla situazione netta. Quindi dove si trovano tutti questi elementi equivalenti? Si trovano su una semiretta. Questa semiretta, se la prolungo fino a incontrare il primo tra le ascisse e le ordinate, incontro l'asse delle ascisse, la incontro corrispondente al punto 2, perché 4, 2, 5, 3, 6, 4, 8, 6 e così via sono tutte situazioni nelle quali io ho 8 di crediti e 6 di debiti, quindi corrispondono a una situazione netta pari a 2. Andiamo a vedere, questa coppia è 1,1, dove si trovano tutte le coppie equivalenti? 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, cioè si trovano su quest'altra semiretta. Quest'altra semiretta parallela a quella di prima, dove incontra l'asse delle ascisse o l'asse delle ordinate? Nell'origine, perché corrisponde alla situazione netta pari a 0, cioè sto in parità tra crediti e debiti, allora introduciamo questo simbolo, chiamiamo 0. Se invece adesso ho 1,2, scusate, 1,2 sta qua, questo elemento qua, e questo sarà equivalente a 2,3, 3,4, 4,5, cioè avrò ancora un'altra semiretta che se la prolungo interseca stavolta non l'asse delle ascisse ma l'asse delle ordinate nel punto 1. Perché l'asse delle ordinate? Perché ho più debiti che crediti. Vabbè, diciamo, sì, il disegno non sta fatto neanche tanto male, perché questo è più 2, questo è più 1, che non ho disegnato, questo è più 0, questo è 0, questo è meno 1.
Ok? Allora, io ho un problema, devo disegnare le classi, devo designare, cioè dare un nome a tutte queste classi di equivalenza. 4-2 o 6-4 o 8-6 è facile da chiamarlo, lo chiamo 2 perché vedo che mi avanzano 2, quindi tutte queste, diciamo, la classe di equivalenza di questi elementi la chiamo 2. Poi però, perché corrisponde a una situazione netta patrimoniale pari a 2, quando arrivo alla situazione di equilibrio mi serve un nuovo simbolo, non mi passo i numeri naturali ma mi serve 0, perché ho una situazione di parità tra crediti e debiti, quindi non mi avanza niente. Se però ho più debiti che crediti, per esempio 1-2, io ho 1 in più, ma stavolta non di crediti ma di debiti, che è una situazione diversa, quindi non lo posso designare con 1. Allora l'idea qual è? L'idea è che se vogliamo rappresentare le nostre classi di equivalenza, queste le andiamo a rappresentare di nuovo sulla retta, ma cosa facciamo? Pieghiamo questa semiretta da questa parte e gli elementi di destra li continuiamo a chiamare 1, 2, 3, 4, poi c'è questo che chiamiamo 0, e quelli dall'altra parte, per distinguerli da quelli lì, per dire che andiamo verso sinistra, non li chiamiamo più 1, 2, 3, 4, ma meno 1, meno 2, meno 3, meno 4. Quindi questa qua, questa classe di equivalenza qua, corrisponde al numero meno 1. Allora andiamo a fare il riassunto di tutto questo. Questo adesso cancello, lo scrivo per bene, perché questo qua ve lo dovete ricordare, che è il punto chiave di tutta la vicenda. Allora, questo è il riassunto di tutto quello che abbiamo fatto stamattina. Abbiamo costruito N cartesiano N. Chi è N cartesiano N? Insieme delle coppie H, K, tali che H e K appartengono a N. Abbiamo introdotto su N cartesiano N la relazione HK è equivalente ad H' K'. Se solo se, per definizione, H più K' è uguale ad H' più K. Questa qui è una relazione di equivalenza. Abbiamo fatto la verifica, cioè soddisfa le proprietà riflessiva, transitiva e simmetrica. Poi, sempre questa relazione induce su N cartesiano N una partizione
in classi di equivalenza. Cioè, vedete, tutti questi elementi sono tutti equivalenti, questo, sono tutti equivalenti tra di loro rispetto a questa relazione qui. Ed è una classe di equivalenza. L'insieme di tali classi di equivalenza si chiama Z. E per definizione indichiamo con questi numeri così come abbiamo fatto prima, cioè quando ho più crediti che debiti vado a vedere la coppia che mi corrisponde a 0 debiti e il numero di sinistra lo scrivo qua senza segno perché ho più crediti che debiti e la mia situazione netta è che mi avanza qualche cosa. Quando ho più debiti che crediti porto 0 a sinistra, per esempio 0,3 corrisponde, lo designerò come meno 3 e tutte le coppie equivalenti a 0,3 le designerò come meno 3, diciamo 1,4, 2,5 e così via. Quando invece ho lo stesso numero di crediti e lo stesso numero di debiti lo scriverò così. Questo insieme qui si scrive con la Z e si chiama insieme dei numeri interi. Poi in matematica si chiamano numeri interi. Alle medie lo chiamavate insieme dei numeri interi relativi per dire che c'avevano un segno. Perché già avete chiamato interi i naturali, invece noi qua i naturali sono naturali e questi si chiamano interi e basta. Ok? Oh, quindi facendo un attimo di nuovo il riassunto, che abbiamo fatto? Abbiamo preso n, abbiamo fatto il prodotto cartesiano, poi abbiamo introdotto una relazione di equivalenza, queste relazioni di equivalenza ci partizionano l'insieme in classi di equivalenza, queste classi di equivalenza le abbiamo chiamate con dei numeri. Vabbè che noi lo 0 in n non ce l'avevamo, quindi quella, la classe di equivalenza 1 che è 2,1, 3,2, 4,3. La classe di equivalenza di questi numeri qua, di queste coppie qua. Quando invece abbiamo lo stesso numero a sinistra e a destra, diciamo che è 0, quando invece il numero di destra è maggiore di quello di sinistra, diciamo che a seconda dei casi sarà meno 1, meno 2, meno 3. Adesso ci dobbiamo, prima di costruire l'ulteriore insieme, diciamo l'insieme dei numeri le due fasi ulteriori saranno la costruzione dell'insieme dei numeri razionali e l'insieme dei numeri reali. Quella dei numeri razionali sarà abbastanza facile perché ricalca, non dovremo perdere tutto questo tempo perché leggermente diversa da questa ma non tanto, la relazione di equivalenza sarà diversa, no? Se no per il resto sarà diciamo analoga. La costruzione dei numeri reali invece sarà più complicata e ci farà capire parecchie cose. Quello però che possiamo fare sin d'ora e che faremo nella prossima ora sarà vedere, prima di arrivare ai numeri razionali, quando abbiamo
questo insieme qua, che ci possiamo fare? Allora, possiamo vedere sin d'ora che ci facevate con i numeri alle medie? Addizioni e moltiplicazioni. Possiamo fare anche la divisione, ma con il resto. Chiaro? Quello che potremo vedere subito dopo la pausa è che se andiamo a fare l'addizione, adesso abbiamo un sistema che rispetta certe regole, cioè l'addizione di due numeri relativi interi si può sempre fare, poi l'addizione ha determinate proprietà, associativa, commutativa, poi esiste sempre l'opposto, chi è l'opposto di 3? Meno 3, chi è l'opposto di 0? 0, chi è l'opposto di meno 4? 4. Che cos'è la sottrazione? Non è altro che l'addizione con l'opposto. Quindi non è che ci sono due operazioni, c'è una operazione. Però l'opposto c'è sempre. Quando andremo a fare la moltiplicazione pure ha... Ah, c'è anche l'elemento neutro dell'addizione, cioè 0. Se io prendo 5 e ci sommo 0, rimane 5. Quando andremo a fare la moltiplicazione vedremo che alcune di queste proprietà in maniera analoga valgono, ma non tutte. Cioè, la moltiplicazione sarà un'operazione con certe proprietà, poi ci sarà l'elemento neutro della moltiplicazione che sarà 1, poi ci saranno delle proprietà di collegamento tra moltiplicazione e addizione, le proprietà distributive, eccetera. Poi le scriveremo tutte. Però, come la sottrazione è la moltiplicazione con l'opposto, così la divisione chi è in realtà? È la moltiplicazione per il reciproco. Però il reciproco richiede, non richiede 0, richiede di più, perché in 0 ci stanno solo il reciproco di 1 che fa 1, il reciproco di meno 1 che fa meno 1. Se io devo fare il reciproco di 5, non sta in 0, non è un numero intero. Quindi io diviso 5 o faccio una divisione con il resto, ma se no non lo posso fare. 8 diviso 5 richiede degli altri numeri che chiameremo numeri di relazione. 8 quinti, è chiaro? Oh, quindi innanzitutto adesso dopo la pausa ci andiamo a scrivere l'addizione e le sue proprietà, poi proviamo a vedere che succede quando vado a fare la moltiplicazione e cosa mi manca per avere delle proprietà analoghe per la moltiplicazione rispetto all'addizione. Diciamo anche subito una cosa, che mentre l'opposto c'è sempre, il reciproco non ci sarà sempre, anche se prendete tutti i numeri che volete, perché il reciproco di 5 non c'è in z perché non è un numero intero, ma ci sarà in q che nel numero di insieme numerazionale sarà un quinto, ma il reciproco di 0 non c'è nessun reciproco, deve essere un numero che moltiplicato per quello di prima deve fare 1. Allora non c'è nessun, qualunque numero moltiplicato 0 fa 0, quindi reciproco di 0 non c'è. Anche sulla calcolatrice, se vai a fare 1 diviso 0 ti dà errore. Ok? Allora, specificare un attimo tutta questa situazione è utile per ripassare sia le operazioni sia soprattutto capire bene quali sono le proprietà che noi stiamo usando nel fare le operazioni. È chiaro? Pausa.